amici di Angoli, una buonissima serata a tutti voi e come sempre ben ritrovati. Siamo a lunedì, quindi iniziamo una nuova settimana insieme che sarà come sempre ricca di ospiti, di riflessioni, di tante occasioni insomma da condividere insieme qui. Ma naturalmente io vi ricordo prima di partire, continuate sempre a scrivere alla nostra mail ad angoli@espansionetv.it. Andiamo subito a collegarci con il primo ospite di questa sera, con il quale parleremo di un avvenimento a giugno, il 6 giugno precisamente, molto importante. È collegato con noi Don Simone Piani. Don Simone, ben ritrovato, buonasera e grazie per essere con noi. Buonasera Dolores, buonasera a tutti, bentrovati. Ricordo, tu sei Don Simone, direttore dell'ufficio liturgico diocesano e questa sera sei collegato con noi e ti ringrazio per il tempo che ci stai dedicando per parlare, come ho detto, di un momento molto significativo che sarà segnato nella giornata del prossimo 6 giugno. Quindi introducici tu a questo momento così importante. Che cosa accadrà? Beh, allora, il 6 giugno prossimo la nostra diocesi vivrà un momento veramente importante, un momento veramente unico. Una sua figlia, suora Maria Laura Mainetti, sarà proclamata beata. Papa Francesco ha riconosciuto che suor Maria Laura ha vissuto in grado eroico le virtù cristiane e che ha donato la sua vita come martire della fede. Questo è successo a Chiavenna proprio il 6 giugno dell'anno 2000, quando lei è morta, uccisa per mano di tre adolescenti, di tre giovani. Ora è riconosciuta la sua santità e quindi dal 6 giugno prossimo la proclameremo e la venereremo come beata per tutta la nostra Chiesa diocesana. Quindi un avvenimento unico non solo per la Valchiavenna, ma davvero per tutta la diocesi di Como, quanto è lunga e quanto è larga. Naturalmente sì, tra l'altro io approfitto per ricordare, ma poi nel dettaglio parleremo anche di questo, che questo momento verrà anche seguito da Espansione TV e verrà trasmesso. Ma torno appunto a Suor Maria Laura Mainetti. C'è anche un libro che racconta della sua storia. È uscita, era notte e fu luce. Questa la sua storia, quello che lei da grande donna, perché sicuramente lo è stata, ha saputo regalare a tutti coloro che sono stati attorno a lei. Ma detto questo, Don Simone, in che cosa consiste un rito di beatificazione? Allora, un rito di beatificazione è una delle celebrazioni che per la Chiesa sono più solenni, più importanti per una diocesi. Basta dire che fino al pontificato di Giovanni Paolo II, fino a tutto il pontificato di Giovanni Paolo II, tutte le beatificazioni e le canonizzazioni erano celebrate a Roma ed erano quindi presiedute dal Sommo Pontefice, dal Papa. Da Benedetto XVI in poi, invece, per volontà del Papa, le beatificazioni sono vissute all'interno delle diocesi e quindi attraverso una liturgia, una celebrazione eucaristica che avverrà nel pomeriggio appunto del 6 giugno a Chiavenna, verrà sostanzialmente letto il breve apostolico, cioè la lettera con la quale il Papa dichiara beata Suor Maria Laura, e poi avremo modo per la prima volta di scoprire il grande arazzo che la raffigura come beata e di venerare alcune sue reliquie. E poi da lì inizia tutta la celebrazione eucaristica, tutta la messa, che diventa davvero ringraziamento a Dio per questo dono della santità di una figlia della Chiesa di Como. Ecco, Don Simone, io voglio entrare anche un po' proprio nella figura di Suor Maria Laura. Tu sicuramente sei un conoscitore della sua storia, ho citato poco fa anche il libro. Quindi se tu dovessi descriverla in poche parole,
come la narreresti a chi ti sta ascoltando da casa in questo momento? Che cosa vorresti sottolineare del suo impegno e della sua personalità? Allora, mi piacerebbe lasciarvi una frase, che è quella che ci ha regalato il Vescovo Alessandro al funerale di Suor Maria Laura. Diceva il Vescovo Alessandro: muore così chi ha vissuto così. Ecco, noi di Suor Maria Laura abbiamo presente il martirio, la morte atroce, che è rimbalzata anche in tutti i telegiornali nazionali, che ha portato la piccola comunità di Chiavenna davvero al centro dell'Italia in quel 6 giugno di ormai oltre 20 anni fa. Ma la fine così tragica di Suor Maria Laura è stata semplicemente il suggello della sua vita. Lei non ha donato solo la vita morendo, lei ha donato tutta la sua vita, e aveva dei preferiti Suor Maria Laura, erano i giovani, erano le ragazze di cui si occupava nel convitto, erano le persone che incontrava in parrocchia a Chiavenna. Suor Maria Laura era una persona certo mite, come ha detto il Vescovo Oscar, ma anche molto forte, molto energica, capace davvero di donare la vita e di indicare anche gli ideali più belli, umani e cristiani. Suor Maria Laura è partita da una frase, anche lei, che ha sentito una volta durante una confessione: devi fare della tua vita qualcosa di bello per gli altri. E questa frase le ha cambiato la vita, e lei ha donato tutta la sua vita, il suo tempo, le sue energie, i suoi doni. E poi la morte è stata semplicemente la firma che ha messo a una vita così. Ecco, Don Simone, come ha accolto la diocesi la notizia della beatificazione, e come poi da quel momento in poi vi siete preparati proprio a questo momento? Allora, la diocesi l'ha accolta questa notizia con grande gioia. Non ti nascondo che ce l'aspettavamo, perché eravamo tutti convinti della santità di Suor Maria Laura. E poi perché questa notizia è arrivata dopo altre beatificazioni. In poco più di 10 anni abbiamo vissuto la beatificazione di Niccolò Rusca, arciprete di Sondrio, e poi la beatificazione in Duomo della beata Giovannina Franchi, la fondatrice del Valduce, e questa è la terza beata sul nostro territorio, e l'anno prossimo, anche se la celebrazione avverrà in Africa, avremo un altro beato, padre Giuseppe Ambrosoli. Quindi c'è tutta una storia di santità, quindi siamo orgogliosi di questo. E da qui si è messa in moto una macchina organizzativa veramente imponente, perché potete anche capire le difficoltà a vivere una celebrazione in tempo di Covid, ma lo stiamo facendo anche grazie a tutte le autorità civili, che ci stanno veramente dando una grande mano. Lo stiamo facendo per vivere il 6 giugno una grande festa di popolo in piena sicurezza e in piena osservanza delle norme che lo Stato ci darà. Quindi sarà una grande celebrazione a Chiavenna con tanta gente, ma una celebrazione vissuta con tutte le attenzioni, con tutte le sicurezze, per fare in modo che sia una festa. Ecco, Don Simone, hai fatto molto bene a sottolineare questo aspetto, quindi nel rispetto assoluto delle regole. Quindi come sarà possibile comunque partecipare? Allora, innanzitutto che dobbiamo dire che è possibile partecipare solo iscrivendosi, quindi non si può dire quella mattina lì mi presento a Chiavenna, perché sapete bene che le norme anti-Covid chiedono per esempio il tracciamento, certo, e quindi chiedono un posto assegnato per ogni persona. Quindi come si fa? Oh, grazie alla regia prontissima, ci sta mandando in sovraimpressione il sito, basta andare su questo sito, c'è la possibilità di iscriversi. Ci si iscrive come singoli, ci si può iscrivere come famiglie, ci si può iscrivere come gruppi organizzati. E quindi ci si iscrive, e poi quella mattina lì si va a Chiavenna. Nei giorni precedenti si riceveranno tutte le istruzioni per il parcheggio, per gli ingressi, per tutte le norme da rispettare, e
poi si partecipa alla messa da fedeli, come in questi mesi siamo abituati a fare nelle nostre celebrazioni da quando sono ripresi dopo il primo lockdown. Naturalmente non dimentichiamo che comunque Espansione TV sarà lì con voi per poter permettere a tutti coloro che non saranno lì di persona di poter seguire questo momento. Davvero in battuta conclusiva, Don Simone, possiamo dire che Suor Maria Laura Mainetti sia assolutamente attuale ad oggi, e se sì, perché? È assolutamente attuale, Suor Maria Laura. Pensiamo ai nostri ragazzi e ai nostri giovani che in questi anni, in questo anno e mezzo di pandemia, hanno avuto tutte le difficoltà per la socialità, per la scuola, per ritrovarsi insieme. Ecco, lei ha donato la sua vita ai giovani. Pensiamo alle difficoltà economiche che le famiglie stanno affrontando in questo tempo così segnato dal coronavirus. Ecco, lei è una che a Chiavenna aveva le mani in pasta con le famiglie, dai più piccoli, ci sono delle foto con lei che partecipa al Carnevale di Chiavenna, fino ai più grandi. Quindi una persona che si è occupata di tutti, una persona che oggi per tutti ha un messaggio di speranza e di vita donata. Bene, Don Simone, io ti ringrazio moltissimo, voglio dirti che mancavi qui ad Angoli, quindi è stato un piacere riaverti in collegamento per questa occasione, e spero che ci siano nuovamente altre ragioni per chiacchierare insieme. Ti ringrazio moltissimo per essere molto stato con noi, davvero. E quindi alla prossima. Grazie. Grazie mille. Arrivederci a tutti, alla prossima. Grazie, grazie anche a voi, ma rimanete lì perché il nostro lunedì ad Angoli è appena iniziato.